Gio, la smetti di schizzarmi addosso? Naso. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. E cosa ci faccio qui con un cono? Avete presente quelli che mettono per strada per segnalare i lavori in corso? Ecco, è Gio, oggi è così. Finalmente siamo tornati insieme dopo un mese e mezzo quasi, perché sapete che io sono stato un mese in Italia e quando sono tornato Gio era in China, quindi non ci siamo visti per un sacco di tempo e non potete capire cosa abbiamo fatto dopo un mese e mezzo che non ci vedevamo di astinenza. L'ho preso, l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: andiamo al messicano. E siamo andati al messicano, insomma il resto è storia. Oggi cosa facciamo? Uno di voi mi ha mandato questo caffè che c'è in Corea nuovo, in cui fanno la carbonara rosa. E noi possiamo mai non fare le cavie di questo esperimento sociale che sta facendo la Corea? No, dobbiamo andare, cioè no, dobbiamo andiamo a mangiarla. Pink carbonara? Your favorite pink. Yes. Are you happy? Just so. Molto bene, partiamo malissimo. Abbiamo sbagliato negozio, nel senso che quella è una catena che ha caffè, ma solamente in uno di quei caffè hanno anche la cucina con la carbonara rosa. E ovviamente non era quello in cui siamo andati noi, quindi ora stiamo riandando in another direction. Sono tipo le 4 di pomeriggio, facciamo un prazena. Una prazena? Una prazena. Bravo, quella. In compenso ho trovato una zuppa alla pannocchia. Anzi, patata e pannocchia, sono un po' confusi. Mentre andiamo al ristorante, Gio sta cercando casa. Dara sai che ci cosa? Non lo sai qua? Sì. A few moments later. Ecco, ci siamo arrivati, il posto si chiama iPark Mall, ma in coreano si dice iPak Mall. Vi dico solo questo, che è la stessa pronuncia di I f***, giusto? I pack more. I pack you. I pack you. Ok, che cosa? Ce l'abbiamo fatta, che parto che è stato. Siamo arrivati al caffè mi. Non è vero, non era neanche questo. Questo era il caffè, cioè la stessa catena ma solo il caffè, come vi dicevo prima. La cucina è a parte, non ce la faremo mai. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Chi c'è? Me. From Milano? Ma come from Milano? Ma che c'è a Milano davvero? Andiamo a analizzare il menù. Vedete qua in primissimo piano la pasta rosa, che è proprio la loro cosa principale, proprio sono orgogliosi. Poi abbiamo, non lo so, voi capite qualcosa da questi nomi? Cream arrabbiatar, ma siamo sicuri che questo posto sia di Milano? Manzo cream risotto, porcini benedetti risotto, Ok, c'è una cosa siciliana, anzi due cose siciliane, e io assolutamente devo provarne una, davvero siculo quale sono. Vi dirò se è proprio sicula vera. Già il nome è proprio siciliano, Sicilian pastrami brunch plate. Se c'è qualche siciliano qui, può dirmi se pastrami è una parola siciliana? No, vabbè, hanno anche il coraggio di avere gli arancini. Non si vede perché non mette a fuoco, ma sappiate che c'è scritto arancini. Abbiamo ordinato e ci hanno dato un coupon, quindi se avete il coraggio di mangiare la pasta rosa per 10 volte vi danno in omaggio una pizza. In bocca al lupo. Comunque l'acqua rosa è super tumbler, ragazzi, cioè che ficata. Ma la smette di farsi selfie? Gio, dammi retta, parla con me. Io chi caga gli po' anni mi annega gli po'. Ma perché? Non fa mai il romantico. Cioè, a telecamere spente non è così, ve lo giuro. 6.5 hours later. Eccola qui in tutta la sua bellezzosità. Ma quanto è bella e quanto è rosa. È molto più rosa di quanto pensassi, sinceramente. E alla fine il piatto siciliano era questo. Cioè, era un panino. Ma che diavolo. Ma what?
Allora, il fatto sa di cheddar cheese. Avete presente il formaggio quello lì americano? Almeno non sa di rosa. Che poi che sapore ha rosa? Boh. Ma schizza ovunque! Gio, schizza ovunque, schizza! Basta. Ragazzi, non sa assolutamente di nulla, ma proprio di nulla. Come... aspettate, non è possibile, devo mettere più salsa schizzosa rosa. Mascalozza. Non ha gusto, ma schizza ovunque. Gio, la smetti di schizzarmi addosso? Proviamo le patatine, speriamo che almeno le patatine sappiano di qualcosa. Ma sono dolci, c'hanno il miele sopra, sanno di miele. Io ora devo veramente vedere se sto posto c'è davvero a Milano, perché mi stanno avendo sempre più dubbi. Sì, ho controllato il caffè Mememista in via Brera 23 a Milano ed è fatto così, quindi se volete entrare a vostro rischio e pericolo è questo qui, anche se dal menù mi sembra che facciano solo caffè, bibite e succhi di frutta, poi insomma magari potrei sbagliarmi. Comunque abbiamo finito tutto perché, come dico sempre io, i soldi sono denaro e se io spendo 30 euro per queste due robe le finisco, va bene? Ok? Ah Gio, ti è piaciuta, eh? In tutto ciò la cosa più buona di questo ristorante è l'acqua, cioè quest'acqua è buona, sa tipo vagamente di pompelmo, quindi se volete bere l'acqua vi consiglio questo posto. Non solo fa cacchiere e costa un sacco, ma devi anche riportargli tu i piatti, cioè ma io non lo so veramente. Però raga, vendono la pasta quella lì tutta particolosa, tutta piena di colori, farfalle Corea, che vuol dire? I lumaconi, queste robe in Corea sono ultra rare, eh? Miele di acacia con tartufo, oddio, ma oddio anche il prezzo, 50 euro, vabbè aspettate, magari non lo compro più. I sughi pronti de cecco, vendono anche il preparato in polvere per tiramisù? Che vuol dire il preparato in polvere per tiramisù? Che metti la polvere e si fa? 35 euro, e che è riga? Pesa un casino. Non sto capendo, è scritto tutto in giapponese. Cioè, è scritto qua in italiano e qua in giapponese. I'm very confused. No, vabbè, vendono le patatine San Carlo come se fossero, capito, una roba di lusso. 5 euro un pacchetto. Vabbè, che ve lo dico a fa, come al solito, tanto fumo e basta, cioè fumo. E abbiamo deciso di andare al cinema dopo, così vi faccio vedere anche un po' come sono i cinema coreani, che ve ne ho solo parlato, ma non ve li ho mai fatti vedere, anche perché in particolare in questo centro commerciale è molto figo il cinema. E quindi adesso andiamo a prendere i biglietti, poi facciamo un giretto, un po' di shopping e poi... non lo so, vedremo. Vorrei farvi vedere la tecnologia coreana. Se non sapete dove andare in un posto, guardate qua, cliccate e fate "ce voglio andare" e vi spiega lui. Prendi qua le scale mobili e fai pru 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 no pru pru un altro. Questa è l'entrata del famoso cinema, quello con i letti che vi dicevo, e si può anche mangiare, e ovviamente essendo un posto per ricchi c'è l'albero di Natale dentro. Comunque neanche mi avvicino a questo posto perché costa 100 euro mangiare e guardare un film qui, quindi fa niente. E questo è il cinema normale per poveri, insomma, però anche questo è carino, poi vi faccio vedere tutte le options che ha. Intanto capiamo che film ci sono. Adesso vi faccio vedere come si ordinano i biglietti del cinema in Corea. Selezionate il film, io voglio vedere Wreck-It Ralph 2, qui c'è scritto Chamak, quindi vuol dire che ha i sottotitoli, non è doppiato in coreano, è in inglese con i sottotitoli in coreano ed è quello che voglio, perché insomma. Questi qua sono tutti i posti che potete prenotare, dal più economico, quelli là davanti allo schermo costano meno, questi costano un pochino di più, quelli rossi costano un pochino ancora di più, e poi questi rosa che vedete sono le suite box, quindi sono i posti per coppie, e sono quelli più indietro e praticamente sono dei piccoli salottini, non so come spiegarvi, vabbè, comunque ne prenotiamo uno così capite. Niga saccio? I always buy. Ma guarda che proprio sei un falso, ma di un falso. Non sa neanche, guarda, paghi sempre tu ma non sai neanche dove mettere la carta, guarda caso. Ed ecco qua i vostri biglietti. È uscito fuori per appunto avere
la sweet box, che è un po' come avere il privé, 24.000 won, che sono tipo 20 euro, quindi 10 euro a testa, alla fine è onesto. Allora, volevo farvi vedere che, a parte che ci sono delle strutture un po' inutili di televisori messi a caso, ma qui c'è il Popcorn Lab, che è una faicata incredibile. Praticamente ti costruisci tu il popcorn che vuoi, puoi metterci tipo un po' di salse sopra, puoi sceglierlo dolce, tipo questo che è al cioccolato, oppure al caramello e formaggio, questo è alla ciliegia, poi c'è il popcorn al sale e pepe e quello piccante, ovviamente, perché vi pare che non ci deve essere il popcorn piccante in Corea. Eccoli qua in tutta la loro bellezzitudine, come vedete c'hanno più colori questi popcorn che la bandiera del Gay Pride. Qui c'è anche un pub, nel caso voleste insomma farvi un margarita prima del film e vedere il film da ubriachi, potete. Ci sono delle stanzine da karaoke, quindi se volete farvi una cantatella prima del film, potete. Ma soprattutto, finite queste scalinate, c'è il centro della realtà virtuale, che è una faicata incredibile. Però ho speso troppi soldi oggi, ragazzi, mi dispiace, ma la prossima volta ve lo faccio vedere, se no oggi me spenno completamente. Fondamentalmente ti mettono questo coso in faccia e sembra che sei in posti e fai robe molto fantasticose, tipo vai sulle montagne russe, fai un incontro di box. E se siete venuti da soli, ci sono anche dei cartonati per insomma fare finta di avere degli amici, credo. Che bello. Alla fine abbiamo optato per i popcorn normali perché non lo so, mi davano la nausea solo a vederli quelli là. Una coppia davanti a noi, anche loro andranno nel privé, lo scopriremo solo seguendoli e stalkerandoli. Eccoci qua arrivati, questa è la sala e adesso andiamo verso i privé. Un giorno capirò perché a caso ci sono queste sedie leopardate in mezzo, cioè proprio di gusto. Ed ecco qua i privé che ci sono qua dietro. Questa è la nostra cuccetta, guardate che bellezzume, non si vedrà niente perché non c'è luce, ma vabbè. Ciao. Come vedete non c'è il coso che divide, come si chiama, il divisore, il portabraccio, insomma, sono unite. Gio, non mangiare popcorn, non mangiare. Mangiare popcorn. Non mangiare, ancora il film non è iniziato. Mangiare. Insomma, per il resto è un cinema normale, raga. Poi in realtà ci sono tanti tipi di cinema, come vi ho già fatto vedere in un video a parte che magari vi linko qua. E questo invece è quello normale, insomma, senza effetti speciali, senza schermi ai lati. I BTS anche al cinema, ragazzi. Non si sfugge i BTS. 2 hours later. Già si è addormentato. Ti è piaciuto Mamma di Rossa? Sì. Semisossa? Semisossa. Ciannunde. Ok, siamo arrivati a casa, abbiamo deciso di fare serata Netflix and chill. Adesso stiamo scegliendo cosa mangiare. Sono già le, mamma mia, le 8:30 di sera. Per me è tardissimo, io ceno tipo alle 6 di pomeriggio, sappiatelo. Ecco il chaibo, vedete come viene tutto impacchettato e portato impacchettoso, così almeno non si disperde la fragranza. Che parola intelligente che ho detto. Fragranza. Ti arriva anche il coltellino pratico in plastica per aprire le cose. Gio comunque ha ordinato dell'intestino. Io invece ho ordinato della kimchi jjigae, che è arrivata anche con un po' di riso. E niente, ci guardiamo insomma una cosa educativa. Education c'è nel titolo, quindi educativa lo è effettivamente. E questo era tutto per questo video. Cosa dire? Beh, la carbonara rosa si è commentata da sola. Spero che abbiate apprezzato il mostramento del cinema coreano che vi ho mostrato. E di qualcosa, se no sto finale è un po' spoglio. Buonanotte. E dai, ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Non so quanto sia stato utile effettivamente questo video, perché vabbè, quando edito scoprirò se è stato utile o no. Probabilmente no. Pizza carbonara. Ciao. Naso.
pam 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 pam